Nei giorni seguenti mi aggirai intorno a me stesso, mi spiavo, cercavo di sorprendere in me la crepa dell'incongruenza, l'impronta d'altrui, un alieno retaggio, o viceversa un segno di collusione o di abiura, perché, insomma, di colostro ne avevo ingurgitato un bel po' e ancora non potevo valutarne gli effetti. In ogni caso, non riuscii ad andare oltre alla ricostruzione che segue. C'è stato un tempo in cui sono stato un altro, con una certa coerenza, devo dire. Poi, non posso stabilire quando, ho incominciato a fare un passo di lato, per vedermi. Vedendomi, mi commentavo, così non ero più l'altro, ero il commentatore. Certo, dentro di me continuavo a vedermi, sempre più piccolo mentre mi allontanavo nel tempo. Potevo proteggermi e conservarmi o tradirmi. Di fatto, mi imitavo, ma sapevo sempre dov'ero. Vedersi nello spazio, invece, è un'altra cosa. Basta un minimo scarto e la chiosa si impone. Addio immediatezza. Poi un altro passo di lato e un commento ulteriore. Poi ancora così, ancora, finché la tua identità non è più in questa o quella stazione, ma nel movimento in se stesso, nel ritmo che conferma e tradisce, che ritorna e che fugge. Allora in questo delirio ci si aggrappa alle cose che sole possono dirti chi sei. Sei il loro proprietario, tu pensi, ma per fortuna è il contrario. Ma l'aspetto più triste nella vicenda è che quando muori, muori come l'ultimo degli scoliasti, anche se questo è un altro discorso. Però si dà un momento nella catena in cui il movimento si può anche invertire, nel senso che tu, allenato al commento e destinato ad essere commentato, puoi anticiparlo mentalmente questo commento venturo, sicché il tuo commentatore, prima ancora di essere commentato a sua volta, sarà stato già pre-commentato da te, in modo che ognuno, sarà commentato due volte e due volte commentatore in un circuito binato e distrofico che porta inevitabilmente all'alienazione mentale. Quella che avete ascoltato è la voce di Michele Mari. Ha letto un brano del suo ultimo romanzo, Locus Desperatus. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Del protagonista di questo libro sappiamo pochissimo. Non sappiamo nemmeno il nome. Sappiamo che ha una casa piena di oggetti, qualche fissazione ossessivo-compulsiva e una vita abitudinaria e solitaria che viene interrotta dall'apparizione sulla porta di casa di una croce scritta con il gesso. Da qui la storia diventa, si direbbe mutuando il linguaggio delle serie TV, distopica, in realtà solo fantastica. Esiste una non meglio identificata organizzazione che mira a impossessarsi delle case altrui, completi di tutti gli arredi e corredi, buttando fuori i legittimi proprietari e sostituendosi a loro. E il segno che quella è la casa prescelta è una croce. Il protagonista lo apprende incontrando una serie di personaggi, alcuni forse dell'organizzazione, altri vittime, e da qui tutto il suo tempo è dedicato a proteggere la sua casa, che ha valore solo perché contiene le cose che ha amato e raccolto nel corso di una vita, primi fra tutti i suoi libri. Michele, le cose, gli oggetti sono sempre molto importanti e presenti in quello che scrivi. In questo libro addirittura sembra che ci siano più cose che persone. Negli anni è cambiato il tuo rapporto con le cose? No, il rapporto con le cose è rimasto, direi, coerente nel tempo, anzi si è andato stringendo sempre di più, per cui alla fine era quasi inevitabile che scrivesse un libro come questo. Avendo popolato tutti i miei libri precedentemente di cose, insieme agli esseri umani, agli animali, alle creature fantastiche, era quasi inevitabile alzare l'asticella e scrivere un romanzo popolato quasi interamente di cose. Dico quasi perché ovviamente c'è un narratore, ci sono altri personaggi, ma innanzitutto il narratore è sfocato, indeterminato, non ha nome, non ha età, non ha professione, non ha stato sociale, non ha famiglia,
non ha lavoro, non si sa nemmeno in che città viva, quindi è veramente il punto di vista astratto, quasi un punto di vista grammaticale, che serve a innescare la reazione, il comportamento delle cose. Dopodiché, ecco, rispetto al passato, probabilmente ha agito in modo decisivo in me, ai fini di questo libro, una triplice esperienza di trasloco. Si dice che i traslochi siano tra gli eventi più scombussolanti nella vita di un uomo. Io ne ho vissuti tre nel giro di pochi anni, due relativi alle case dei miei genitori, uno relativo a casa mia, per cui ero così sotto pressione, sotto stress per queste vicende, che scrivere un libro così, anche divertendomi, è stato liberatorio. Non dico terapeutico, ma finché l'ho scritto è stato liberatorio. Fai dire a due personaggi della storia. 1. Le cose, se le pensi, sapendosi pensate, rimangono tranquille e uguali. L'altro, i libri, se li sai a memoria, non ti servono più o meno, dice questo. Possiamo davvero staccarci dagli oggetti materiali? Ma sì, possiamo, o per disinteresse, per abbandono, per tradimento, o semplicemente perché siamo riusciti, ed è il caso migliore ovviamente, perché siamo riusciti a interiorizzarli. Conoscere un libro a memoria significa affrancarsi dalla necessità del possesso materiale. Il punto è che il protagonista, che crede di essere circondato di cose fedeli, di cose vive, di cose che contengono ancora parti della sua anima, della sua personalità, e che insieme a loro ingaggia una battaglia contro queste forze esterne che gli hanno messo la croce sulla porta, in realtà da metà libro in poi si domanda se invece il male, il problema non sia interno, non sia in lui, non sia legato per esempio molto semplicemente alla perdita della memoria, il fatto che i libri perdano la loro definizione tipografica, che nei libri la stampa si sciolga e vada verso il non senso, verso il vuoto, potrebbe essere una metafora dell'invecchiamento, dello sfacelo mentale, anche se poi in realtà questa prospettiva rimane solo un'ipotesi, e il fatto stesso che ci sia una battaglia da combattere depone a favore ancora dell'integrità del rapporto del narratore con le proprie cose. Infatti nella storia gli oggetti non sono oggetti in senso stretto, ma prendono delle decisioni. Ci sono le targhette di metallo che scappano e si nascondono nel muro, solo alcune, altre no. Ci sono libri disposti a diventare proprietà di qualcun altro e altri che chiedono di sacrificare altri oggetti, ma non loro, non i libri. Che cos'è questa volontà degli oggetti? Ma ovviamente è un riflesso della quantità di volontà, pulsioni, desideri, censure che agitano la mente del protagonista, del narratore, sia a livello conscio sia a livello inconscio. A me però è sempre piaciuto scrivere storie fantastiche abbandonando, come dire, l'onere della verosimiglianza psicologica, per cui una volta inventata una situazione, una volta caratterizzato un personaggio, anche una cosa personaggio, mi piace lasciare che vada per la sua strada con una sua logica, che non è quella del buon senso, non è quella della ragione, non è quella della morale, non è quella del senso comune. E in questo credo di essermi lasciato molto sedurre, molto suggestionare dalla letteratura fantastica ottocentesca, soprattutto prima ottocentesca. Penso in particolare a uno scrittore che ha popolato i suoi racconti di oggetti come Hoffman. Basti pensare allo Schiaccianoci o La Bella e la Bestia. Quello con le cose è un rapporto di dare e avere. Le possediamo e loro in cambio ci restituiscono una precisa identità. Da tuo modo di vedere, è veramente un rapporto paritario? Ma mi illudo che lo sia, cioè, anzi, a volte mi sembra che le cose contino di più, nel senso che sono immutabili, sono coerenti, sono garanzia di qualcosa che tu sei stato e che nemmeno ti ricordi
di essere stato. Poi mi rendo conto che si tratta di un'illusione, che si tratta fondamentalmente di un esorcismo della paura della morte e quindi si tratti di una grandiosa messa in scena in cui noi incominciamo a farci piccoli, a metterci da parte, delegando tutte le nostre cose a sopravviverci. E sappiamo bene che non è così. Già da una generazione all'altra non è più così. Quello che atterrisce il protagonista del libro non è solo la separazione dai suoi oggetti, ma anche l'usurpazione della sua vita da parte di qualcuno che vivrà esattamente come lui. Un ultracorpo che forse, chissà, potrebbe essere lui stesso. Questa dei doppi, dei sostituti, è un altro tema che torna in molti dei tuoi libri. A che paura corrisponde? Sì, è vero, è un tema che ricorre quasi obbligatoriamente in ogni mio libro. Corrisponde a una paura, mi verrebbe da dire ancestrale, una paura che ho sempre avuto da bambino, tanto che quando vidi per la prima volta il famoso film di Don Siegel, L'invasione degli ultracorpi, sì, rimasi colpito, rimasi turbato, ma mi sembrò di vedere qualcosa che conoscevo da sempre. E fondamentalmente la paura dell'ultracorpo nasce da una profonda insicurezza, per cui chi ti è di fronte, soprattutto se è una persona di cui ti dovresti fidare ciecamente come un genitore, ti mette in condizione, mi metteva in condizione di dubitare, di dover interpretare il reale senso delle sue parole o addirittura mi gettava nel panico all'idea che si potesse trattare di un sostituto, appunto, di una falsa madre, di un falso padre. E questo tema è stato poi sviluppato e modulato nei miei libri in tutte le salse possibili. Senza svelare la trama, possiamo dire che per non essere sfrattato e sostituito, il protagonista mette in atto una strategia difensiva che si avvale degli oggetti più importanti e significativi della sua vita. Possiamo dire che allora è l'amore che ci può salvare? Sì, inteso come energia, come carica affettiva depositata nelle cose, impressa nelle cose, però ci sono alcune super cose, alcune cose speciali che nella finzione del romanzo sono potenti di loro. C'è per esempio un idolo africano, un idolo coperto di chiodi e di corde, il cui ruolo nella tradizione etnologica è quello di assorbire il male e tenerlo chiuso dentro di sé in modo che il male non circoli e non faccia danni. Quindi in alcuni casi mi sono anche appoggiato al folklore, all'etnologia e al pensiero magico che suppone che alcuni oggetti siano feticci o amuleti o siano qualcosa di divino e di trascendente in se stessi. E gli altri invece diventano potenti perché sono importanti per noi, no? Gli altri sì, diventano potenti perché noi li promuoviamo a nostri fratelli e ci danno forza. Ci sentiamo di dover restituire loro la compagnia che ci hanno fatto. Da piccoli, quando avevamo difficoltà di rapporti con i nostri coetanei, questi oggetti ci hanno fatto compagnia, hanno eretto una sorta di muro, di baluardo tra noi e il mondo, e adesso che tutto è in pericolo ci sentiamo in dovere di restituire loro il favore e di proteggerli. Lo dicevi prima che a un certo punto si inserisce questo tema della memoria. Più la storia continua, più il protagonista perde delle certezze, dimentica la trama dei libri che ha letto e amato, non riconosce gli ex compagni di classe, forse due classi in cui è stato contemporaneamente. Questa perdita di memoria è un po' quello che ci aspetta tutti invecchiando, no? E anche l'allontanamento dalle cose che amiamo è quello che succede quando noi non ci siamo più e moriamo. Tu l'hai già detto che può essere questa un po' una metafora della morte, però hai anche detto c'è in realtà una battaglia che si combatte, quindi ti chiedo, è una metafora della battaglia contro la morte questo libro? Ma sì, della battaglia individuale contro la nostra personale morte e anche una battaglia, come dire, più ampia, più vasta contro la fine di una civiltà. Per esempio, per quello che riguarda i libri, molti lettori ci hanno trovato una sorta di epicedio, di canto funebre nei confronti della civiltà umanistica, della civiltà del libro, la civiltà fatta di citazioni latine, citazioni greche. E quindi
ci si sente un po' come si sentivano gli umanisti rinascimentali quando, per esempio, ci fu il sacco di Roma nel 1527, i Lanzichenechi, i barbari, scesero bruciando e devastando tutte le biblioteche della città. C'è un po' questo aspetto epocale, un po' apocalittico, sotto le righe. E tu senti che viviamo un'epoca così di Lanzichenecchi? Sì, abbastanza. Io ho sempre vissuto tra i libri, io ho fatto studi classici, per cui per me è inconcepibile, come dire, l'idea di un individuo colto, formato e strutturato che non abbia un forte legame con la tradizione, con il passato, con la classicità. E vedo che però questo appunto è un mito ormai retorico, è un mito scolastico e mi sembra che la civiltà e la società vadano in tutt'altra direzione. Però mi piace la figura del resistente, la figura di colui che dice ci sarà un diluvio, ci sarà un apocalisse, ma io difendo questo pezzettino di terra, difendo questo pezzettino di tradizione. Il libro si intitola Locus Desperatus e in filologia un locus desperatus è un brano corrotto in qualche modo, ma non sostituibile. Quindi possiamo dire che questo lungo racconto alla fine è un racconto di speranza? Sì, certo, soprattutto grazie alle pagine finali, cosa abbastanza rara nella mia esperienza di scrittore. Sì, è un locus desperatus, la casa del protagonista, la sua stessa vita, la sua stessa storia, hanno qualcosa di corrotto, di sbagliato, di storto, perché siamo di fronte a una persona molto nevrotica, piena di rituali compulsivi, fobica, insofferente, intollerante, solitaria. Però c'è anche l'orgoglio, la consapevolezza che in tanti guasti, in tante mancanze, si tratta pur sempre di una vita e di una storia unica, insostituibile, quindi preziosissima, da difendere con le unghie e con i denti. Abbiamo dato voce a Locus Desperatus di Michele Mari, Einaudi. Voce ai libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.